Perché Federico questa mattina? Perché con lui parliamo dell'enorme cambiamento in atto in Italia e in tutto il mondo a causa del Covid. Noi stiamo andando verso un mondo sempre più tecnologico, sempre più digitale, ma secondo alcuni studi nel 2020, in quest'anno a causa della pandemia, c'è una fortissima accelerazione. Quest'anno vale per 5 anni nel tragitto verso un mondo più digitalizzato. Questo ha dei pro e dei contro. E lo chiediamo appunto a Federico Sbandi. Intanto, Federico, ti risulta che ci sia questa corsa accelerata verso una digitalizzazione della nostra vita? Sicuramente in questa fase di pandemia un sacco di piccole e medie imprese che mai avrebbero pensato di sbarcare sui social media o di avere un proprio e-commerce sono state costrette a doverlo fare, e quindi posso confermare per esperienza diretta che questa accelerazione c'è stata. Sicuramente ci riporteremo a casa qualcosa di positivo, nel senso che è accresciuta la consapevolezza dell'utilità di questi strumenti. Detto questo, è anche vero che avere accesso a questi strumenti senza effettivamente saperli utilizzare è come avere accesso a una macchina molto molto veloce senza però avere le competenze o addirittura la patente idonea per guidare un bolide di questo tipo. È il caso, vi faccio un esempio concreto, di tutte quelle aziende a cui è stato impossibile accogliere dei clienti fisici in negozio, che hanno creato un e-commerce, quindi un sito in cui si vendono i propri prodotti, hanno magari speso tra i 2.000 e i 10.000 euro per realizzare questo e-commerce e poi però non hanno investito neanche un centesimo in pubblicità. E quindi è come se avessero creato una casa stupenda, però in mezzo al deserto, senza costruire le strade che effettivamente avrebbero potuto portare le persone dai motori di ricerca o dai social media su questo e-commerce. Quindi bene il digitale, è importante saperlo utilizzare, e però accedere agli strumenti in sé non basta per ottenere un risultato. Devi saperli utilizzare, Federico Sbandi. Tu hai parlato proprio dell'importanza di fare marketing online. Ecco, oggi quando si parla di pubblicità, la pubblicità è online, soprattutto online, e si pensa soprattutto a pubblicità su Google e Facebook. Questi due colossi risucchiano gran parte della pubblicità, lasciandone pochissimo agli altri. Non è pericoloso questo? Dunque, da un punto di vista storico è semplicemente l'umanità che avanza, perché vedi, le tecnologie cambiano, però le dinamiche umane restano sempre le stesse. Cioè ci sono dei mezzi di comunicazione che in una certa fase storica si prendono la maggior parte dell'attenzione delle persone, e siccome ci sono tante persone che utilizzano quel mezzo di comunicazione, è giusto e quindi pertinente e finanziariamente motivato il fatto che allocare della pubblicità all'interno di questi strumenti sia più conveniente. Quando venne inventata la televisione e improvvisamente le aziende cominciarono a spostare parte dei loro budget pubblicitari dalla radio e dalla carta stampata alla televisione, accadde la stessa identica cosa. E l'aspetto divertente qual è? Che siccome io so come va a finire il film, perché tanto poi la storia si ripete, dovete immaginare che in 10-15 anni, quando la realtà virtuale diventerà il mezzo di comunicazione principale con cui gli esseri umani interagiscono, consumano informazioni e guardano film, vedrete che accadrà la stessa cosa. Cioè che tantissima pubblicità si sposterà dal digitale alla realtà virtuale, e molte delle persone che fanno digital si lamenteranno che è ingiusto che tutta questa pubblicità stia nella realtà virtuale. In realtà è solo la storia che avanza. Parliamo dei rischi di un aumento delle differenze, il digital divide. Quindi chi ha la possibilità, anche perché vive in zone che sono ben cablate, ben collegate, chi ha la possibilità di utilizzare al meglio le chance offerte dalla rete, chi invece non ce l'ha. Penso ad esempio agli studenti che vanno a scuola, no? Ci sono studenti che vivono in zone dove c'è un ottimo collegamento a internet e altri invece che vivono in posti dove questo non c'è. Quindi andare verso un mondo sempre più digitale non rischia di aumentare le differenze? Sicuramente questa fase di pandemia ci ha insegnato che digitalizzare tutto quanto è solo una dichiarazione di intenti, se poi le persone non hanno gli strumenti di base per accedere a una connessione solida. Quello che dice è sacrosanto, perché fin tanto che i bambini, i ragazzi dovevano andare fisicamente in uno spazio di formazione, appunto la scuola, tutti più o meno potevano ricevere lo stesso tipo di formazione,
Nel momento in cui tu porti la formazione sul tablet, sul computer delle famiglie, e però queste famiglie non hanno una connessione tale da poter sostenere, ad esempio, la videoconferenza di un docente, quindi una lezione a distanza, tutto l'incantesimo crolla. Questo però non ci dovrebbe fermare dal credere nel digitale, ma ci dovrebbe spingere ad andare ai piani alti e a combattere affinché tutti abbiano effettivamente le stesse possibilità di partenza. Così che se tutti hanno queste possibilità, allora poi sorge il merito, perché sulla base delle competenze che io sviluppo potrò fare meglio o meno meglio rispetto alla persona che mi è seduta di fianco. Però per avere una gara, una sorta di competizione nello studio e nel lavoro che sia equa, tutti devono partire dallo stesso punto di partenza, perché altrimenti è come se provassimo a correre i 400 metri e a me fanno partire 50 metri indietro, che è l'equivalente di non avere una connessione. Quindi tutti dovrebbero avere le stesse disponibilità informatiche di base, e volente o nolente quelle, come dire, in qualche modo arrivano dall'alto, non dipendono dalla singola famiglia. E una volta che a tutti sono stati dati gli stessi giocattoli per entrare in questo grande parco giochi chiamato internet, allora viene fuori chi gioca meglio. L'e-commerce sta prendendo sempre più piede, Amazon sta facendo un sacco di soldi, e questo porta a far chiudere i piccoli negozi, e anche i centri commerciali sono in sofferenza. Ormai la gente compra su Amazon, compra su internet, e la chiusura dei negozi non credo che sia una cosa buona. Vedi anche tu questo rischio, Federico? Sicuramente, Mario, come dicevi anche tu prima, in questo mondo che sembra sconfinato, quello del digitale, in realtà ci sono pochissimi attori protagonisti che si stanno prendendo fette di mercato da 10-20 anni. Sono dei monopolisti: Amazon, Google, la galassia di Facebook, Instagram, WhatsApp. Alla fine sono 3 o 4 che comandano il mondo, che hanno la maggior parte, come dire, delle quote dei rispettivi universi di riferimento. Questo è un fatto. Però sai, ho anche imparato nella vita che quando ti ritrovi di fronte a queste realtà, perché questi sono fatti che tutti dobbiamo accettare in qualche modo, ci sono solo due reazioni che puoi avere come imprenditore. La prima è parcheggiarti sul divano, lamentarti dell'evoluzione dei tempi e dire questo è ingiusto. E poi c'è la reazione più pragmatica, che è quella di dire ok, questa è la realtà dei fatti, cosa posso io imparare da Amazon per rendere il mio e-commerce abbastanza interessante da far sì che i miei clienti comprino i miei prodotti sul mio e-commerce e non passando attraverso Amazon. E questo è uno scalino mentale che molti imprenditori in questa fase di pandemia hanno dovuto fare, imparando delle lezioni anche a loro spese, e le persone, se ingaggiate nel modo giusto, avranno comunque ancora l'interesse o a venire in negozio da te o ad acquistare online direttamente da te, semplicemente perché non dovranno pagare anche Amazon, e quindi dal loro punto di vista potrebbe addirittura essere più conveniente. Probabilmente il consiglio principale che possiamo dare a chi ci sta ascoltando è che all'inizio, 20 anni fa, quando internet sbarcò per la prima volta nell'immaginario delle persone, c'erano addirittura degli articoli di giornale che dicevano che internet era solo una moda passeggera, che internet sarebbe passato. Io penso che dopo 20 anni, dopo la pandemia, in cui siamo stati costretti ad accettare il fatto che quando il mondo chiude, l'unico strumento che ci resta per restare davvero in connessione tra di noi e fare delle cose, consumare contenuti ludici, informarci, comprare dei prodotti o dei servizi, quello strumento è internet. Quindi dopo 20 anni non possiamo più pensare che sia una moda passeggera, non possiamo più accettare il fatto che sia mero appannaggio dei più giovani, perché alla fin fine digitale toccherà la vita di tutti quanti, e sì, tuo nipote, tuo figlio, un tuo amico un po' più giovane avrà un pochino più dimestichezza ad imparare alcune cose che riguardano l'informatica o il digitale, ma alla fine dei conti anche tu, persona di una qualunque età, dovrai accettare il fatto di avere delle competenze basiche, minime, per padroneggiare degli strumenti che comunque hanno, volente o nolente, un impatto importante nella tua vita. E io penso che sia nell'interesse di tutti essere quanto più indipendenti e autonomi possibili su questi strumenti, semplicemente perché più ne sai e più sarai tu, singolo essere umano, a governare internet e non internet a governare la tua vita.